Buongiorno, buona domenica. Allora, in questo momento voi e io stiamo andando a casa dei miei a piedi. Ovviamente a mia madre non l'ho detto che sto andando a piedi perché se no mi avrebbe detto no, mando papà a prenderti, ma la verità è che io ho un disperato bisogno di camminare. Ogni tanto mi vedrete fare cambi mano, traballamenti vari perché vabbè. Volevo fare un vloggino, è un po' che non ne faccio uno e non ho. Io non sono una molto da vlog, a meno che non sia in vacanza, però ho quattro chiacchiere. Mi tenete compagnia mentre cammino e andiamo. Faccio vedere la t-shirt con il cactus di oggi che ho preso da Alcott. Io non so se siete delle TI dipendenti anche voi, però io ve lo dico. In questi giorni da Alcott ci sono un tot di tea a 3,99. Ci sono anche quelle dei peanuts, se vi interessa, sappiatelo, sono carine, costano, anzi quelle dei peanuts addirittura costano 2,99 e sono veramente molto molto carine. Vedete un po' voi cosa preferite, se vi piacciono t-shirt. Sì, non sto mai ferma, ma sto cercando di sistemarmi al meglio. Ok, allora, sto andando a casa dei miei a pranzo. Non ho ancora passato molto tempo con loro dopo la settimana scorsa, perché qui ho dei fogli che devo dare a mia mamma. Dopo la settimana scorsa, perché io sono rientrata domenica, sono stata una ventina di minuti con loro, dopodiché è ricominciata la solita settimana lavorativa, quindi non ho avuto il tempo di passare appunto del tempo con loro. Allora, oggi Ale deve studiare un po' per un corso che sta facendo e allora io gli ho proposto questa cosa. Io vado a pranzo dai miei, così ci vediamo, faccio quattro chiacchiere con mia mamma niente, cerco di. Ciao Conte, cerco di capire. Ciao, bene tu? Eccomi qui, ho incontrato un mio amico che mi ha salutato. Allora, dicevamo, non sono ancora stata molto con i miei dopo quello che è successo la settimana scorsa. Se non avete letto, non avete visto il video, l'ultimo che ho girato, mia nonna è mancata venerdì scorso ed è stato, cioè, allora, era malata da tempo. Prima o poi sarebbe dovuto succedere, però la verità è che quando succedono queste cose non si è mai veramente preparati. Quindi vabbè, così, quindi io vado a casa dei miei, mi faccio una chiacchierata e poi dopo raccatto lo studente e usciamo a fare quattro chiacchiere, due commissioni che la domenica. No, grazie. Testimoni di tutto di. Cioè, oggi io di solito io non vloggo mai, ma se vloggo io, ragazzi, si scatena l'inferno. Facciamo due commissioni e poi la domenica vaffanculo è finita, domani è un'altra settimana. Allora, cosa è successo nella mia vita nelle ultime 2 settimane? Allora, la novità sicuramente più eclatante è che, come sapevate che sarebbe successo, dopo che la mia capa se n'è andata, io sono subentrata e quindi sono diventata il capo del mio dipartimento in ufficio. E questa novità è una cosa bellissima, una gratifica pazzesca, ma. Aiuto, aspettate che ho dei problemi. Ok. È una gratifica pazzesca, dall'altra non si riesce ad alzare la testa. La ragazza che è venuta è molto brava, una persona veramente giudiziosa, però. Ha bisogno di essere seguita, quindi io sto cercando di crescerla quanto più posso, perché io il 31 di luglio me ne vado in vacanza e ciao a tutti, ciao belli. Rimarrò disponibile sul cellulare, cercherò di seguirla come posso, ma la realtà è che dovrà andarsene fuori da sola e forse quella sarà il battesimo del fuoco, perché lì ci si renderà veramente conto se c'ha le palle oppure no. Io tenterò di
chiudere tutti i lavori complicati entro la data del, se serve andrò a lavorare il sabato 31, che è il sabato 30 di luglio, e poi il 31, se Dio vuole, e quest'anno abbiamo rischiato di non andare in vacanza, che non è una cosa grave di per sé, cioè chi non ci va a prescindere, però con l'anno che stiamo attraversando io sostengo che sia il caso di andare. Poi se fosse successo che non saremmo andati, va bene, però se fosse successo che non fossimo andati, vabbè. Ragazzi, anche io ogni tanto ho degli spostamenti neurologici. Andava bene lo stesso, ma visto che forse riusciamo a fare comunque qualcosa, io ho colto l'occasione per mandare avanti il progetto. E niente, quindi in buona sostanza mi sto dedicando praticamente soltanto al lavoro. È una cosa alla quale tengo molto e disgraziatamente è una cosa che non tutti capiscono, nel senso che chi mi conosce lo sa che l'anno scorso è stato l'anno in cui, visto che eravamo stabili col lavoro e quant'altro, abbiamo preso la decisione di regolarizzarci un attimo con la famiglia, quelle robe lì, e poi io a volte credo un po' nei segni del destino, no? Sono convinta che se le cose sono andate in un certo modo e se adesso è arrivata questa opportunità di lavoro, era perché era da cogliere. E quindi in questo momento ci stiamo dedicando solo al lavoro. Alessandro, anche lui sta attraversando un periodo che ormai dura da tempo, in cui sta seguendo la sua crescita professionale, io sto seguendo la mia e abbiamo festeggiato 10 anni di matrimonio e la cosa che forse mi addolora tra virgolette di più di questa cosa che sta succedendo nella mia vita è che ci sono persone che non riescono a capire l'importanza che il lavoro può avere, no? Sembra sempre che una persona non tiene la famiglia o che è arrivata a un certo punto deve mollare. Purtroppo io sono una persona che sì, ok, vi dico, il lavoro non è tutto, la famiglia, tutto quello che vuoi, ma la realtà dei fatti è che io voglio raggiungere una buona posizione, ottenere un buon successo, perché sono 17 anni suonati che vivo, lavoro a Milano stabilmente, che sono sempre lì, ho dato tanto e voglio comunque portare a casa ciò per il quale ho seminato. E questa cosa purtroppo è una roba incompresa da tutti, nessuno la capisce, diventi automaticamente un egoista, ti senti dire da tutti ma è la famiglia, ok, la famiglia, va bene, tutto quello che vuoi, io non rinuncerei mai al mio lavoro per la mia famiglia, e questo deve essere chiaro e limpido, e se la gente non gli va bene, cazzi suoi, dire. E non perché io non tenga, ma perché per avere una famiglia devi avere i soldi per mantenerla. I soldi non bastano mai e quindi prima io mi voglio fare una posizione, fine. Se devo sacrificarmi la mia famiglia per un anno, e per sacrificare non voglio dire che io e Ale non staremo insieme, no, staremo insieme, però sappiamo di avere dei tempi che sono quelli. Ogni tanto mi fa male il braccio. Se comunque, a parte questo, che è quello che è successo di più importante, che comunque ha cambiato radicalmente i miei ritmi, cioè che la settimana scorsa è mancata mia nonna, questa prima settimana senza di lei è stata strana, perché in tutti questi anni comunque io ho sempre chiesto come stava, mia madre mi ha sempre raccontato le cose che gli raccontava quando andava da lei la mattina,
E questa è stata la prima settimana in una vita in cui non ne ho sentito parlare, quindi è stato un po' così, un po' anomalo, no? un po' strano, però alla fine io so che se n'è andata serenamente e questa cosa mi aiuta a superare il distacco, che anche se alla fine della fiera un pochino te l'aspetti, ti rimane sempre un po' con l'amaro in bocca, no? Perché non sei mai pronto. E poi che altro? Non mi sto dedicando al blog come non mi stavo dedicando al blog qualche settimana fa, perché non ne ho voglia, non ho l'ispirazione, non ho il tempo di scrivere. E mi sto dedicando al canale perché è molto più facile rispetto a quello che sarebbe dedicarmi al blog, perché tanto truccarmi mi devo truccare, camminare cammino, se vi devo raccontare quattro cagate lo faccio. Non sto facendo grandi cose, mi sto rendendo conto di essere più da aperitivo, da cene, da cazzeggi o da after dinner, piuttosto che da super mega locali, da discoteche. Starò invecchiando male, ma questo è quello che mi piace fare e dubito che cambierà. Nel senso, sì, avrei voglia una volta ogni tanto di andare magari a ballare, buttarmi in mezzo, ma poi fondamentalmente sono piuttosto sulle mie, sono più da giri piuttosto che, poi a volte anche per una questione economica scelgo di non fare determinate cose perché non mi va di, cioè, che è sempre il solito discorso che io devo scegliere dove destinare le mie risorse, no? E niente, che altro è successo questa settimana? Niente di che. Ieri è stata una bella giornata serena, ci siamo divertiti e se ne sentiva tantissimo il bisogno. E niente, siamo qui, stiamo andando avanti piano piano e siamo delle persone che cercano comunque di essere sempre al meglio, perché è la cosa che ci preme di più. Io sono quasi arrivata, tra 5 minuti sono dai miei genitori. No, camminare è una cosa che mi fa un bene, voi non avete idea, cioè è terapeutico. Io poi tra l'altro 15 giorni fa sono caduta mentre ero fuori a fare un aperitivo con un'amica, sono caracollata sulla solita caviglia che mi fotte sempre e mi sono rovinata, c'ho un male. E ieri finalmente ho comprato il tutor dopo 2 settimane. E ne avevo veramente bisogno, cioè ho avuto un momento che ho detto cazzo, se non metto un tutore non mi passa più, invece grazie al cielo adesso ce l'ho. E vi dirò che già ieri, da ieri che lo sto mettendo, sento che va meglio. Ieri sono stata un po' in giro, quindi ieri sera mi tirava un po' sta caviglia, però alla fine insomma pian piano ci sto riuscendo. Mi voglio rimettere in forma, vorrei ricominciare a correre un po', sto cercando comunque di, sono contenta che anche se è un periodo stressato e non sto seguendo un regime alimentare particolarmente figo, non sono ingrassata, non ho perso tutti i vantaggi, che diciamo gli obiettivi che ho raggiunto quando sono stata a dieta, perché ho perso praticamente 20 kg, vorrei evitare di, e niente, basta, questa è la mia vita. Adesso sono quasi a casa mia, sono davanti alla scuola di mio nipote, che è finita, poverino, lui è angosciatissimo dai quadri, lui è molto bravo, è estremamente talentuoso, come dico sempre io, ed è anche molto molto atipico, perché molti dei ragazzi della sua età sono dei cazzari, lui ha 15 anni, dicono un sacco di parolacce, sono assolutamente
responsabili se ne sbattono di tutto, invece lui è talentuoso, giudizioso, educato, bravo nello sport che fa e che vuole farlo diventare il suo cavallo di battaglia, che è il kitesurf. Io glielo auguro tanto, farò di tutto perché lui possa vincere in questa cosa, perché è una cosa alla quale tiene. Ed è un po' angosciato per i quadri, purtroppo lo siamo stati tutti, speriamo che insomma vada tutto bene come andrà, che riesca a passare l'estate come la vuol passare, perché cioè, se lo merita veramente tanto. E niente ragazzi, io vi lascio qui perché tra un po' devo attraversare, opla, devo attraversare la strada e se mi faccio cattare sotto non è bello. Vi mando un bacio e vi lascio al prossimo video. Ciao!